oggi Flash in Cucina, altra bellissima esperienza. Siamo qui a Catania, alle porte di Catania. Ho conosciuto una bellissima ditta, Italian Sugar Art. Ho conosciuto il titolare, ho conosciuto Roberta. Piacere. Ciao Sergio. Grazie a te. E volevo subito fare a Roberta che ci raccontasse brevemente di che cosa si occupano. Questo. Grande evoluzione, probabilmente perché noi in Italia amiamo fare le cose alla grande, quindi qualsiasi cosa che arriva è piccolino, riusciamo a dare il nostro 100%. Quindi siamo riusciti in pochi anni a rendere il cake designer qualcosa di più di quello che c'era nel mondo. E noi siamo dei produttori di stampi e venatori in gomma siliconica. Ecco, volevo che puntualizzassi questo fatto perché parlando poco fa mi ha attratto molto questa cosa. Silicone però molto simile, quasi sì, uguale al vero. Esatto, noi produciamo degli stampi che nascono da fiori, piante vere o comunque oggetti reali. Di conseguenza, avendo poi lo stampo, chiunque può realizzare in modo praticamente reale fiori, foglie o anche pizzi che aiutano il cake designer a creare una torta di alto cake designer perfetta. Quindi praticamente si può esprimere su una base veramente molto simile alla realtà, eccetera. Volevo farti proprio brevemente un'altra domanda. Sì. Stiamo vedendo e stiamo assistendo veramente a una grande esplosione del cake designer, se ne parla ormai dappertutto. Certo. Secondo te che previsioni mi dai? Guarda, da italiana ti dico che qualsiasi cosa che noi facciamo solitamente lo iniziamo e esplode perché siamo dei grandi artisti. Di conseguenza non credo che si fermerà qui perché cerchiamo sempre di migliorarci e solitamente poi diventa qualcosa che abbiamo nella nostra storia, si va ad incastrare completamente dentro di noi. Quindi Roberta, ci auguriamo lunga vita al cake design, grandi evoluzioni e soprattutto certo. Il genio e l'estrosità italiana abbiano sì, grande sfogo. Totale, anche perché abbiamo poi il nostro meccanismo che è l'internet, noi siamo sull'internet ma ormai siamo nel mondo. Roberta, grazie, buon lavoro e grazie, veramente, grazie, alla prossima. Grazie.